e vedrete anche dei campetti in terra battuta di calcio. Ed è lì che vi voglio, perché lì interviene l'uomo e le pagine della sua letteratura. È qui che viene Osvaldo Soriano. Non a caso questa serata intitola Patagonia, treni, amore, pallone e Osvaldo Soriano. Insieme a Cortázar, forse il più grande scrittore argentino della fine del Novecento. Lui muore nel 97, nasce nel 43 e muore nel... Aristides scherzava, era pronto ancora a giocare sui prati. Poco tempo fa mi ha raccontato della finestra e della fessura. E quell'infimo posto mi ha fatto mettere accanto a lui, senza parlare mai di pesi, di misure, senza dirmi perché. Perché la palla rimbalza e inganna, rimbalza e obbedisce e va a cercare sempre un brandello di luce, anche se vive sempre nel cuore delle tenebre. Gabriela, Gabriela, camminava abbracciata ai fiori che portava per suo fratello Javier. Cimitero della Chacarita di Buenos Aires, quando per caso scoprì la tomba di Osvaldo Soriano. Fiori lui non ne vuole, le disse il becchino, lui è uno di sinistra. Ma a noi di sinistra piacciono i fiori, rispose Gabriele. No, becchino sorsecava, qui vengono un sacco di tipi strani, se lei potesse vedere, se le raccontassi, però. E le raccontò, chiaramente. E mentre spazzava il terreno con la ramazza, il becchino raccontò che là accorrevano dei tipi strani, che si mettevano a girare attorno alla tomba di Soriano, che chiacchieravano, non stavano mai zitti. Beh, non c'è proprio più rispetto, ma lo capisce? Ridano, ridono, ma le sembra possibile, ridono. Si piegano in due dalle risate. Ma se lei sapesse, se le raccontassi, gli lascio anche delle lettere, ha capito? Delle lettere. Gli seppelliscono dei bigliettini, ma le pare possibile. E quando il becchino considerò ormai chiusa la sua denuncia umana e morale e cominciò a occuparsi con la ramazza in mano degli altri defunti, Gabriella rimase sola, e da sola, ai piedi della tomba, questa lettrice ringraziò l'umorismo graffiante e profondo del grasso Soriano, del gordo Soriano. Beh, il becchino era ormai lontano, non poté sentire la voce del gordo che dal profondo sussurrò: ciao Gabriella, scusa se non mi alzo. Questo ce l'ha raccontato Edoardo Galeano. Lui giura che è vero. Ma sì, conoscendo Osvaldo Soriano, noi gli crediamo.